Benvenuti sul canale Aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qui per fare un nuovo video, un video in cui vi consiglio i film horror che dovete assolutamente vedere. Ovviamente i film horror da vedere assolutamente sono tantissimi e quindi farò diversi episodi e in ogni episodio consiglierò 5 film che selezionerò dalla mia collezione di volta in volta. Cominciamo con i primi 5. Non sono stati scelti perché sono i miei preferiti, anche se tra questi ci sono un paio dei miei film preferiti horror. Se questo format andrà avanti, probabilmente col protrarsi del tempo, una volta che vi avrò, diciamo, suggerito i classici più famosi, ci sposteremo ovviamente verso le cose più nuove. Cominciamo con La Cosa di John Carpenter, film remake del vecchio film La Cosa dall'altro mondo, La Cosa da un altro mondo. Qui tra l'altro io ce l'ho anche in versione Blu-ray, ma ci tenevo a farvi vedere che ho la versione VHS perché ultimamente mi sta venendo il trip di collezionare le VHS. Questa addirittura era nuova di pacca perché era sigillata, io l'ho aperta comunque, perché tanto comprerò un lettore VHS e la vedrò, quindi perché il film non lo vedo da tanto e lo voglio rivedere in VHS. Lo so, un po' da malati di mente. Il secondo film horror che dovete assolutamente vedere è Per favore non mordermi sul collo. Anche qua ho il VHS, questo ce l'ho veramente da tanto tempo, dai tempi in cui si usavano i VHS. Non ho la versione Blu-ray o DVD, però se uscirà una bella edizione penso che la acquisterò o insomma cercherò di farmela mandare. Tra l'altro qui c'è ancora il prezzo, 15.000 lire. E il perché prima probabilmente è stata di una videoteca questa VHS e c'è il codice della videoteca qua sopra. Per favore non mordermi sul collo di Roman Polanski è un horror comedy, però non fraintendetemi, nel senso che è uno humor un po' grottesco, cioè non è scary movie. Io da piccolo ebbi molta paura perché ci sono delle scene dove il vampiro rincorre i due protagonisti per i corridoi del castello, insomma, mi inquietava abbastanza e questa roba mi è rimasta per tanto tempo. Ho fatto anche diversi incubi su questo film qua quando ero ragazzino, bambino. Cazzo, solo quattro ne ho presi di film, manca un quinto. Terzo film horror che dovete assolutamente vedere è La Casa di Sam Raimi. Qui ho una splendida versione Blu-ray. Sam Raimi con questo film, diciamo, si è poi aperto la strada per il grande cinema, tant'è che fece il 2, La Casa 2, che non è altro che una specie di remake di questo, con più soldi. Questo è un altro film che mi ha spaventato tantissimo quando ero piccolo e ho fatto diversi incubi, la notte seguente alla visione. È veramente un grandissimo cult, anche questo ha alcuni aspetti comedy, insomma di battute, alcuni aspetti divertenti, di satira, è un po' horror comedy, anche lui. Grandissimo film, grandissimi effetti, grandissima storia. Quarto film horror che dovete assolutamente vedere è Essi vivono di John Carpenter, e John Carpenter mi sa che ve lo consiglierò spesso anche nei prossimi episodi di questo format. Essi vivono è uno dei miei film horror preferiti, diciamo tra i 5, 6, 7 film horror preferiti. Adoro la storia, adoro come è stata raccontata, mi piacciono i film horror sugli alieni, mi piacciono i film horror politicizzati dove c'è una componente, vabbè, Carpenter è sempre così. Anche in questo caso c'è qualcosina di comico, ma perché tutto quel cinema lì aveva, spesso prevedeva una parte di più leggera. Per esempio c'è una scena molto divertente dove il protagonista, che è questo qua, si mena con un altro coprotagonista, una scena che dura un quarto d'ora. Veramente assurda, portata all'estremo risulta piuttosto grottesca ed esilarante. Un film stupendo, effetti stupendi, rimarrà nella storia, diciamolo, è rimasto nella storia. Qua ho il VHS originale, bellissimo. C'ho anche la versione Blu-ray, molto bella, ora ve la prendo.
Ecco qua la versione Blu-ray, bellissima, tutta verde, la confezione, veramente molto bella. E poi, ultimo film, e in assoluto il mio film horror preferito di sempre e per sempre, non credo che cambierò mai idea per l'effetto che ha avuto su di me, è La notte dei morti viventi di Giorgio Romero. Purtroppo solo questa edizione è un po' sfigatella, DVD. Cioè, sfigatella, in realtà non è sfigatissima, però insomma mi piacerebbe avere un'edizione un po' celebrativa, bella. Comunque questo è un film eccezionale, il primo film a trattare gli zombie come poi li abbiamo visti in mille altri film, e continuo ad amarlo. L'ho anche recentemente rivisto per intero, non mi ricordo se su Netflix o su un'altra piattaforma, veramente stupendo. Ecco qua i primi 5 film horror che dovete assolutamente vedere, e niente, questo. Fatemi sapere cosa pensate di questi film, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere notifiche e ci vediamo al prossimo video.